Napoli è come Marte, è semplicemente diversa. Tutti se ne accorgono. Chi arriva in città si accorge subito di non trovarsi in un posto paragonabile ad altri. È un altro mondo che segue altre regole. Meglio o peggio sono due vocaboli senza significato in questo caso. A Napoli esiste solo il superlativo. La città ha una natura bifacciale. È santa e sirena Partenope. È la peggiore città più bella del mondo. Ha la metropolitana più lenta del mondo, ai piedi del più bel vulcano che è il più pericoloso del mondo. 1 milione di persone ridono sapendo che potrebbero morire in un istante. Ma la consolazione c'è sempre. La fine arriverebbe guardando il più bel mare inquinato del mondo. Più che alle regole scritte, a Napoli ci si riferisce a un codice comportamentale fondato sulla libertà di azione e sulla creatività, sull'estro e sull'ingegno, che stimolano e rinnovano il pensiero. La libertà di azione è la dote immediata che la città offre, ma al tempo stesso è la condanna a vivere nella certezza dell'errore e della caduta. Alcuni elementi all'apparenza completamente fuori luogo sono capaci di trasformare il tutto in un altro tutto. La scheda telefonica tra i raggi trasforma la bicicletta in un motorino. Le rotelle applicate a una valigia la trasformano in un trolley. Sono le capacità di unire, di ingegnarsi, di trovare soluzioni alternative che caratterizzano il popolo di Napoli. Trasformare in una risorsa ciò che normalmente sembra un limite è uno dei punti di forza più caratteristici dei napoletani. Gli ostacoli e la difficoltà, attribuite alla casualità del destino e mai a colpe individuali, vengono percepiti come compagne quotidiane di sventura. È qui che trova conferma la teoria dell'evoluzione della specie. Se ti arrangi, sopravvivi. E se sei bravo, sopravvivi pure bene. A Napoli vivono solo i sopravvissuti. Abitare la città è un atto di resistenza che richiede metodo, organizzazione, legami, relazioni e strategie quotidiane. Vinta, schiacciata dalla storia, dominata ma mai domata, la resistenza non si divide in buoni e cattivi, buono e malamente, ma fa muro contro il nemico di turno, opponendo l'autenticità umana e la veracità dell'animo alla negatività dell'universo. La resistenza appartiene all'epica e non farà mai parte della storia.